l'atteggiamento completamente. Ah, lo dio lo mette? No, lì! La devi mettere là. Qui? Sì, in un verso che è quello, se no. Ma, allora, questa è, dimostra il livello di incoglionimento. In atto. Grazie. Carino. Grazie. Vediamo di fronte, sennò qui mi perdo tutta la cerca, sale là, il pianoro e quell'altra casa lunga lunga. Poi il bosco che vedete davanti sotto, quello è tutto della terra del Sorriso fino giù al fosso. E la terra del Sorriso da quest'altro versante comincia da quegli alberi là, c'è la prima vigna questa di pepi e poi da sotto comincia tutto il crinale a scendere e adesso andiamo. Un casino di piante, arrivano fino laggiù. Raccolte. Che vuol dire? Vuol dire che qualcuno deve raccogliere il nostro. Vediamo un po' di cavone, veramente non lo spianeremo. Ma poi non mi dà la cosiddetta porcilaia o stallone, da cui anche il nome di questo posto, che lo chiamano lo stallone. È enorme, dopo la vedremo all'interno. Noi non ti si caccia via, quando poi si arriva, non ti preoccupare. Tu poi sta, tanto non vedo che non sfavi tanto, vai a giro nei posti un po' più impervi. Dai. Il potere si chiama scalette o lo stallone. E cioè, eccolo, è spuntato di nuovo da quest'altra parte. No? Questo boschetto che ha una sua sfericità, in questo senso sfericamente pensato, potrà essere un luogo bello, pieno di energia. Progetti europei, sponsor, soldi, lavoro, mazzi e cazzi. La terra del Sorriso comincia e finisce qua. Nel senso che geograficamente questo è il limite verso la strada. L'orto panoramico. Noi abbiamo fatto un lavoro di Certosino qui è un lavoro Certosino bellissimo. Noi cercheremo di fare un orto sinergico. Per orto sinergico vuol dire un orto che rispetti più o meno la parte naturale del luogo.
Ciao. Anche se la terra del sorriso si stendono i panni. Presidente Massaia.